Innanzitutto un saluto affettuoso al professor Giorgentinis, grazie ai tanti colleghi presenti oggi. Ovviamente per noi è importante come dibattimento essere presenti non solo alla giornata di oggi, ma alla discussione sul tema, perché basta vedere i TG, basta vedere appena c'è un minimo di attenzione importante anche a livello medio, eccetera, torniamo subito a rifocalizzare tutti quanti l'attenzione anche mediatica sulla parte di dissesto e quindi un tema assolutamente attuale. Per quello che riguarda la parte nazionale, come dire, dal punto di vista anche degli stati di emergenza, basti pensare che dei 56 stati di emergenza che sono aperti, che sono stati aperti dal 2013, ben 49 riguardano il tema del dissesto idraulico-idrogeologico, quindi ovviamente a parte qualche unità, quasi tutti gli stati di emergenza riguardano questo tema, riguarda tutto il paese, a parte Friuli Venezia Giulia, provincia di Trento e Bolzano, tutte le regioni hanno avuto dal 2013 uno stato di emergenza aperto su questo tema, quindi è un tema ovviamente di interesse nazionale e anche dal punto di vista economico, se andiamo a fare, come dire, conti, stiamo parlando di una ricognizione dei danni. Quindi la quasi totalità che si aggira tra gli 8 e 9 miliardi di euro e con soldi forniti dalla parte governativa nell'immediatezza superiore ai 600 milioni di euro. Quindi anche qua, anche sulle emergenze, diciamo, la risposta anche economica è stata una risposta importante, a parte tutte le azioni che sono già in campo per andare a dare qualche risposta anche alla parte dei danni più ampia. Quindi argomento che intanto intercetta tutti i livelli di responsabilità, cioè quando andiamo a ragionare sul tema del dissesto, noi andiamo a ragionare su un tema che intercetta competenze statali, centrali, regionali, territorio, fino ad arrivare al comportamento del cittadino. Cioè non dobbiamo perdere il punto di vista che l'analisi di questa situazione, di questo fenomeno, deve essere visto a 360 gradi. Per cui anche le risposte, anche le soluzioni, anche le proposte non possono che pervenire andando poi a toccare ogni singolo elemento, perché sennò difficilmente riusciremo ad avere un risultato, come dire, soddisfacente. Quindi è evidente che quando si parla di dissesto e poi si parla, come dire, anche delle cause che creano poi il disagio, se non addirittura gli eventi estremi sui cittadini, si inizia a parlare di eventi estremi, quindi la questione del cambiamento climatico, si parla delle politiche, le macro politiche di territorio, quindi dall'abbandono dei suoli alla non perfetta manutenzione, alle politiche micro, diciamo, del territorio, cioè l'urbanistica in senso spicciolo, in senso stretto, fino ad arrivare al comportamento del cittadino e alla percezione che il cittadino ha del rischio e della propria situazione rispetto a questi eventi, perché poi quando andiamo a vedere i decessi, da una parte ci confrontiamo con macro situazioni, d'altra parte ci confrontiamo con il cittadino che con la macchina è andato nel sottopasso, non drenato e gli muore, cioè di questo stiamo parlando. E allora noi non possiamo affrontare il tema se non in maniera compatta, partendo dal presupposto che comunque ognuno ha delle responsabilità che sono diverse, e questo ci dobbiamo fare i conti anche in quello che diceva Mauro Grassi, cioè sì, poniamoci compatti con una linea diversa, però sappiamo che ognuno di noi fa un pezzo, l'importante è che il pezzo che ognuno di noi fa lo faccia in una linea condivisa. E allora in questo senso certamente la parte, come dire, di infrastrutturale ha un senso, Mauro l'ha sottolineato, perché giustamente con Italia Sicura ha un'importanza fondamentale la parte delle infrastrutture, ha anche, come dire, evidenziato alcune criticità che in qualche modo condivido. Guardate, come esperienza anche pratica sul territorio, le aziende sempre più hanno una rilevanza fondamentale. Nelle ultime emergenze abbiamo avuto cittadini che ci venivano a dire: guardate, lasciate perdere le case, salvaguardate le nostre aziende perché quella è la nostra fonte, come dire, di vita, quindi la casa ci penso da me, rimettetemi in piedi l'azienda perché l'azienda è quella che vi consente di far andare avanti a me e alla mia famiglia. Quindi con uno strumento che magari oggi noi invece come protezione civile, per esempio, non siamo più allineati, perché già la parte aziendale per noi viene dopo la parte del servizio al cittadino, e quindi anche su questo magari una riflessione va fatta.
E quindi ognuno deve fare il proprio, ma ognuno deve fare il proprio in questa filiera condivisa. Io la parte strutturale la comprendo, la mia grande preoccupazione è che, anche partendo dai dati che oggi vedremo, è evidente che noi non riusciremo a dare risposta soddisfacente a tutta la parte strutturale e infrastrutturale. Cioè, questo è palese, cioè, i numeri sono così sproporzionati sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista di necessità di risorse, che noi dobbiamo comunque mantenere l'attenzione molto elevata sulla parte non infrastrutturale. La percezione del rischio per noi è fondamentale, perché va bene le priorità, però la mia preoccupazione ogni volta che vedo si sta lavorando sullo scolmatore piuttosto che sul deviatore, è che qualche quell'opera è il rischio zero, abbiamo risolto, niente di tutto ciò, cioè noi siamo, come dire, tecnici, lo ha ribadito Mauro, sappiamo bene che al di là della quantificazione di quella riduzione del rischio, non solo noi non tendiamo al rischio zero, e il rischio zero non esiste, ma un rischio continua ad esserci, e non c'è niente di peggio che immaginare che un risultato infrastrutturale azzeri quel rischio. Quindi io su questo tenderei a stressarlo un pochettino, questo concetto, che poi diventa di percezione e di comportamento del cittadino. Le attività infrastrutturali ci mettono in sicurezza per un certo tempo, ci mettono in sicurezza rispetto a determinati eventi, ma noi la percezione del rischio dobbiamo continuare ad averla. E allora mi interesserebbe, per esempio, in questo senso, cercare di matchare un pochettino quelli che sono i risultati che provengono da questi dati, poi farò anch'io una breve considerazione su questo, rispetto alle organizzazioni di protezione civile territoriale. Cioè, non è vero che noi abbiamo questa mappa che si inserisce in una capacità territoriale uniforme di reagire, ma di reagire non in senso proattivo durante l'emergenza, ma di organizzare il sistema di protezione civile. Noi abbiamo un sistema di protezione civile che è fortemente decentrato, ma è fortemente diversificato sul territorio, e qua non sto facendo nord, sud, centro, sto dicendo che ci sono delle organizzazioni molto efficienti di protezione civile e ci sono delle organizzazioni un po' meno performanti. E allora il risultato della, come dire, del matching di questa mappa con quella che è una capacità di performance in materia di protezione civile ci dà l'esposizione reale del cittadino. Ora, mentre da qui partiamo invece con dei dati precisi, vi devo dire che un po' di difficoltà ho io nell'individuare, come dire, le modalità di giudizio del sistema di protezione civile, quindi su questo dovremmo anche noi molto, molto lavorare. È chiaro che quel sistema, in termini previsionali e di prevenzione, si basano sulle classiche attività, come dire, non strutturali, quindi il sistema di allertamento con tutte le difficoltà che quotidianamente poniamo su ogni evento, al di là del tentativo dell'omogeneizzazione che stiamo cercando di fare, l'attività di presidio idraulico, l'attività di pianificazione e ovviamente quello che riguarda veramente l'informazione, come arriva al cittadino stesso. Questi sono temi che si stanno affrontando anche nella riforma del sistema di protezione civile, no? La famosa legge delega, e saluto l'onorevole Braga, sempre presente in tutte le iniziative di attenzione al territorio, e sul quale noi contiamo molto per riuscire a far sì che quel sistema ci dia, come dire, quel livello qualitativo da lanciare rispetto a questi dati oggettivi. Come sapete, oggi la legge delega è incardinata al Senato in commissione congiunta prima e tredicesima, e noi speriamo e siamo convinti che proseguirà questo percorso proprio nella logica del miglioramento della performance del sistema nel suo complesso. Altro elemento che tenderei a sottolineare, la tecnologia. Guardate, questi elementi sono elementi fondamentali, cioè la tecnologia oggi sta cambiando il nostro modo di operare in termini operativi, scusate il gioco di parole, sta cambiando i termini di previsione, sta cambiando la comunicazione al cittadino, è veramente uno di quegli elementi trasversali che sta impattando su tutta la filiera in materia di protezione civile, ma in tutte le competenze che ognuno di noi abbiamo. Quindi
in questo senso noi dobbiamo accettare ed esplorare e anche andare un po' oltre quelle che sono le nostre analisi canoniche, perché con la tecnologia ci dobbiamo fare conti. Cito solamente le attività che noi facciamo in ambito europeo con l'osservazione della Terra, tutti i progetti e programmi che assolutamente devono trovare una forma di matching con quelle che sono la formattazione, chiamiamola così, dei dati, chiamiamola più ordinaria, più consolidata. E allora, perché comunque questo lavoro è un lavoro importante? L'ho detto Mauro, perché comunque è una base nel quale dalla quale dobbiamo partire, tenendo conto di questi elementi iniziali. È una base che sicuramente necessiterà di un'integrazione, ma l'integrazione sarà nella sua evoluzione costante e continua, però è il caso di partire da una base comune, condivisa, nel quale si sono condivisi anche i criteri dei dati, perché anche qua il dato di per sé bisogna capire come quel dato è stato formulato e qual è il significato di quel dato. Esprimo anch'io, come dire, la necessità di far capire che laddove è bianco non significa che il cittadino è sicuro, perché sennò andiamo a fare veramente gravi danni, cioè dire no, qua non è mappato, quindi io sono tranquillo, sono sereno. No, attenzione, questo è un dato che determina un'attivazione sul territorio e una mappatura, dobbiamo ben comunicare cosa questa mappatura significa. Altro aspetto importante è il fatto che questi dati devono essere poi messi nella fruibilità dei cittadini e delle istituzioni nella maniera più corretta e migliore possibile, perché oggi abbiamo capito che dobbiamo mettere insieme i dati. Dobbiamo stare attenti che i dati non ci sovrastino, perché oramai abbiamo una mole di informazioni tale che poi la grande scommessa è come rendere questo dato fruibile, come rendere questo dato, come dire, realmente utilizzabile, sia per i fini dei cittadini che per i fini delle istituzioni. In questo senso cito per esempio lo sforzo che è stato fatto con il portale, no? Con Italia Sicura, AGIT, ISPRA, la Fondazione del Politecnico, per cercare proprio di dare un dato nell'immediato che sia facilmente fruibile, fermo restando quell'approfondimento che è ovviamente il Dipartimento, ha lavorato anche, ma come andrà, non ci stavamo oggi, cito una cosa. Capendo poi che quel dato è chiaramente un dato di sintesi che poi può arrivare ad un approfondimento che è ritenuto necessario a seconda poi ovviamente dell'utilizzo. E chiudo facendo un'ultima considerazione. Guardate, la questione della riduzione del rischio non è un problema nazionale, è un problema internazionale, è un problema mondiale. Ci si sta interrogando in ambito mondiale su quelle che sono le politiche sulla riduzione del rischio. Ricordo l'appuntamento di marzo dell'anno scorso, quindi già passato un anno, di Sendai, in cui si è cercato di buttare giù e continuare un percorso nel quale si cerca di ragionare insieme sulle politiche da fare in materia di riduzione del rischio. Su questo direi che l'Italia è comunque un paese virtuoso, perché poi noi anche qua tendiamo un pochettino a autocommiserarci, però su questo l'Italia sta facendo un percorso virtuoso, lo sta facendo in ambito europeo, lo sta facendo in ambito mondiale, anche qua cito le diverse iniziative con ISDA delle Nazioni Unite, e probabilmente a giugno faremo un ulteriore incontro che Nazioni Unite ha voluto fare in Italia con le città resilienti, in cui 150 città italiane delle 3.000 mondiali fanno questa scommessa sulla capacità di mettere insieme dei sistemi resilienti e soprattutto ci si confronta. Stiamo come paese finalizzando la famosa piattaforma nazionale per la riduzione del rischio, proprio come ci chiede la comunità internazionale, non senza fatica, no, con qualche fatica, direi con molta fatica, però stiamo, come dire, in questo senso portando avanti un qualche cosa di strutturato. Nell'ambito del partenariato 2014-2020, cito per esempio che il Dipartimento con l'Agenzia di Coesione, Casa Sicura, il Ministero dell'Ambiente sta lavorando agli standard minimi per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio per quello che riguarda la materia di protezione civile. Quindi noi non solo stiamo andando in quella direzione, ma stiamo cercando in questo senso di strutturarci. Questi standard minimi sono stati presentati alle 11 regioni a dicembre, che hanno previsto interventi per quello che riguarda la programmazione dei fondi POR FESR, quindi anche qui fondi finalizzati
che vengono dati in ambito europeo, che seguono un protocollo operativo, quello che un po' evocava Mauro, e su questa la parte internazionale andava. Guardate, non ci sbagliamo di molto se questi fondi poi un domani la parte europea ci darà, nel momento in cui noi dimostriamo che stiamo seguendo un protocollo operativo. E quindi noi vogliamo puntare su questi standard, vogliamo renderli, come dire, norma in qualche maniera, poi vedremo anche le modalità. Questi standard per noi, per esempio, costituiscono l'ossatura di un progetto che ha come obiettivo il supporto e il rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio per la materia di protezione civile. Quindi, oltre a queste 11 regioni, noi vorremmo estenderle a tutte le regioni, proprio nella logica di strutturarci con uno strumento che consenta di fare quella valutazione di cui Mauro parlava prima. E questo è il motivo per cui abbiamo presentato anche come Dipartimento, nell'ambito dei Fond Governance 2014-2020, un progetto, proprio perché vorremmo strutturarci in questa maniera. Quindi gli argomenti sono tanti, il settore è estremamente vasto, però come diceva il professor De Benedetti, il fatto che comunque ci stiamo ragionando insieme, ci stiamo ragionando ognuno per quella propria parte di competenza, ci fa comunque ben sperare sul fatto che questo percorso, che non sarà facile, però potremmo fare nella maniera più condivisa possibile. Grazie. Grazie a Fabrizio. Sottolineo semplicemente che comunque la protezione civile italiana rappresenta una punta avanzatissima a livello europeo, si dimostra anche avanzatissima nell'innovazione. Poi mi tolgo un sasso di lì. Sono professori che scrivono sui giornali e non sanno assolutamente di cosa scrivono, parlando di protezione civile. Io sono rappresentante italiano di Copernicus su questo programma europeo di utilizzazione di informazioni satellitari ormai dal 2003. Bene, quello che viene scritto è qualcosa che non corrisponde alla realtà, perché proprio la protezione civile dal 2010 ha finanziato, ha sostenuto, ha validato una piattaforma che si chiama HSAF, cioè è una piattaforma distribuita a livello di tutti i paesi europei da EUMSAT, l'Agenzia Europea per l'Utilizzazione dei Satelliti, ed è stata validata dai paesi europei ed è in linea nelle sale operative della protezione civile nazionale. Questo non è stato strillato sui giornali, non è stato detto sui giornali, è stato utilizzato ogni giorno per quanto può dare, e quanto può dare non è quello che viene scritto, perché non si prevedono le alluvioni, no? O non si ci difende dalle alluvioni con i satelliti. Io ho fatto una battuta a Sarzana, ho detto metteremo tutti i satelliti a modo ombrello, tutti uno vicino all'altro, in modo da evitare che piova, perché l'unico modo per utilizzare, evitare sostanzialmente un evento alluvionale è quello di evitare che piova sul reticolo idrografico. Mi sono tolto questo perché in realtà tutto quello che sentito, vedete, a livello europeo, a livello mondiale e a livello internazionale è assolutamente valorizzato, molte volte non lo valorizziamo in casa. Vi annuncio che il 1° di dicembre ci sarà il congresso mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia sull'idrologia e sull'idrologia operativa. L'OMM l'ha voluto fare in Italia per dare proprio questo segnale forte per la qualità dell'idrologia italiana, per la qualità del lavoro, come ho sottolineato prima, delle autorità, tra cui quella della protezione civile, una punta di diamante, ma anche quella sostanzialmente delle autorità ambientali, come ho già citato, le autorità in Cina e compagnia.